ormai è consuetudine dei musei muoversi incontro alla società e vivere in simbiosi insieme alla società a partire dalle istanze che da questa vengono. Il Maggio dei Libri è una delle tante attività che tengono attive le istituzioni e che mettono in connessione la comunità con gli istituti. Avremmo voluto fare molto di più, ma i lavori in corso, come dire, ci hanno consigliato di essere prudenti e abbiamo spostato alla fine del mese le nostre iniziative e potendone fare soltanto una, come appunto è il caso. Abbiamo pensato di coniugare linguaggi diversi e soprattutto mettere insieme tempi della vita, quindi età, generazioni che potessero riconoscersi da un libro monumento come Orcino Sorca di Stefano D'Arrigo fino al linguaggio della graphic novel molto più vicina alle generazioni contemporanee. Quindi Un'opera che dimostra che a Messina si può fare ancora cultura. sì, sicuramente. Si può fare cultura, si può fare narrazione, perché comunque Messina manca di una narrazione di sé, cioè è un po' manca di quest'idea di riparlare di ciò che qui è nato, è cresciuto, insomma, gli immaginari si nutrono anche di narrazioni. È riprendere l'Orsino Sorca, ma in realtà rinnovarlo, perché il lavoro di Michele è un rinnovamento, è una forma di fare narrazione di questa città che probabilmente manca di questa, di questo, diciamo, bisogno, cioè ha questo bisogno. Anche perché nelle scuole non viene molto toccato il tema della memoria di Messina. No, viene toccato nella misura del terremoto. Il terremoto, che è una grande memoria, che è la nostra grande memoria, si è però mangiato tutto, cioè nel senso che poi anche la ricostruzione, per esempio, è raccontata molto male, io lo dico da architetto, raccontata in maniera strana, per cui era meglio quando prima del terremoto, è anche una piccola distorsione della realtà. Sono state fatte delle grandi scelte, alcune di queste sono andate bene, altre sono andate meno bene, ma in realtà sulla ricostruzione abbiamo ancora tanto da dire.